Questa mattina 44 sigle tra associazioni, comitati e movimenti sono scesi in piazza per dire basta all'insensata corsa al gas e alle bufale fossili e nucleari. A Pescara si è tenuto un flash mob in piazza Salotto da parte di Legambiente, WWF e altre associazioni per chiedere al governo più serietà e concretezza nell'affrontare la crisi climatica e sviluppare le fonti rinnovabili per fronteggiare il caro bollette. Chiediamo al governo di avere un piano per uscire definitivamente dall'uso delle fonti energetiche fossili. Il cambiamento climatico non ci aspetta più, ci sono più di 100 eventi disastrosi ogni anno che comportano vittime e ovviamente dispendio di risorse economiche. Chiediamo che si avvii un piano proprio per promuovere le energie rinnovabili e finalmente abbandonare l'uso del fossile. Il MITE ha in programma interventi su circa 50 centrali ancora con l'uso di gas fossile, che comportano comunque l'utilizzo di risorse più di 30 miliardi di euro, che invece noi chiediamo vengano spesi per promuovere le energie rinnovabili. E quello che chiedono tutte le associazioni, quindi grandi associazioni ambientaliste, comitati territoriali, associazioni di studenti, è che tutti gli investimenti previsti sulle fonti fossili vengano spostati sulle rinnovabili e che questi investimenti vengano anche ritenuti quindi finalmente realizzabili con un accompagnamento legislativo che dia certezza dei tempi e della partecipazione dei territori e d'altro canto che questa certezza ricada anche sui piani delle regioni e dei comuni, che rendano fattibili quindi gli impianti e li rendano quindi integrati e condivisibili dalla partecipazione dei cittadini.